Allenarmi, mi sono allenata, ora però secondo me è giunta l'ora della giusta ricompensa, sneakers, ma bisogna andare a procurarselo qua, sappiate che lo sneakers ormai non c'è più, è estate, la cioccolata sta svanendo, lo so che non è estate, ma per loro è estate, non c'è più cioccolata quasi, i Lion, gli M&M's già spariti e lo sneaker è stato il primo a saltare. Zainetto, bici e andiamo nell'unico bar in cui non sono ancora entrata, vi porto con me sperando che portiate voi fortuna. E che belle cose. Vittoria, vittoria. C'erano pure dei Lion. Se andassimo in astinenza da Lion, sappiamo dove andare. È stato difficile resistere ai cornetti, ma lo so che preferisco lo sneakers, lo so. Sta pure uscendo il sole, ma chi m'ammazza a me? Ma ora sì, eh? Me lo farò durare per 20 minuti, poi avrò la botta di zucchero esagerata e sarò indecisa tra andare a fare saltare la corda o dormire. Allora, sono contenta. Mattinata iniziata perfetta. E più tardi, quasi quasi, una bella matriciana con i bucatini proprio. Non mangio bucatini da troppo tempo, bucatini. Ne voglio una ciotola, una damigiana. Una vasca da bagno di bucatini. Sì. Buonissimo. Buonissimo. Probabilmente ci vedremo tra 25 anni, caro Sneakers. Perché tra poco finirà anche al VAR. Ma sappi che non ti dimenticherò mai. Che buono. Sempre buono. Poi in quel bar non ci vado mai, quindi fuori dal bar è pieno di gente che ti guarda come se fossi un alieno, perché non ci vai mai. Io volevo dirgli: ma cos'è, non avete mai visto qualcuno a rota di sneakers? Cioè, scusate, eh. Ma poi finisco. Me lo sono proprio meritato, tra l'altro. E oggi voi che cosa pensate di meritarvi? Scrivetelo nei commenti. Buonissimo. Buono e basta, raga.